Palazzo Chigi presenta il primo stralcio del nuovo piano nazionale 2014-2020 contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo fatto un lavoro, credo, molto proficuo, abbiamo deciso, abbiamo già un primo elenco di opere da finanziare, di progetti già pronti, abbiamo già stanziato nello sblocco Italia 110 milioni di euro, quindi una cifra importante per le aree metropolitane. Non ho bisogno di ricordarvi le tragedie di Genova e i disagi enormi del Seveso a Milano, ma vi sono anche molte altre situazioni, e quindi oggi le abbiamo analizzate, le abbiamo verificate, abbiamo responsabilmente, credo, deciso che non si va in ordine di, in proporzione un po' a tutti, ma che si va in ordine di maggiore rischio e concentrare le risorse laddove ci sono maggiori rischi e dove c'è maggiore pericolo, e quindi c'è stato un grande senso di responsabilità da parte di tutti, e di questo ringrazio davvero i presidenti di regione e i sindaci delle città metropolitane oggi presenti. Per il ministro dell'Ambiente Galletti il nuovo piano sarà una svolta nel contrasto al dissesto idrogeologico. Questo problema si risolve solo se c'è la consapevolezza da parte di tutti i livelli di governo della priorità del problema stesso. Cioè lo risolviamo solo così, se tutti insieme, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, che ahimè rischiano di essere troppo frammentate, come spesso capita nel nostro paese, ci si mette insieme per raggiungere quell'obiettivo. Soddisfazione il ministro l'ha espressa poi soprattutto per la grande collaborazione e semplificazione che è stata possibile grazie al costante lavoro del governo e delle unità di missione. Perché dico che la semplificazione ha funzionato? Perché oggi noi siamo in grado già di avere delle priorità. Il mio ministero, ai sensi dello sblocco Italia, dovrà fare un decreto in tempi brevi per indicare i criteri col quale scegliere le priorità a cui destinare i 110 milioni che lo sblocca Italia mette a disposizione delle città metropolitane. Dobbiamo affermare con responsabilità che questo problema non si risolve in breve tempo. Questo problema si risolve in tanti anni, perché scontiamo un ritardo del passato e scontiamo anche una situazione meteorologica che, se non è già peggiorata, comunque, questo ce lo dice la scienza, probabilmente nei prossimi anni potrà peggiorare, perché è l'effetto dei cambiamenti climatici. Palazzo Chigi ha poi ricordato che per contrastare il dissesto idrogeologico ci sono 2,3 miliardi di euro fermi da anni, ma che più di un miliardo è già in fase di spesa. Questo è un piano, che quota circa 700 milioni di investimenti per cantieri già pronti a partire, che faremo partire. Sono cantieri che riguardano città come Genova, Milano, Firenze, Bari, Napoli, Roma, quindi insomma abbiamo un quadro di città molto importante, dove vivono tante persone, dove il livello di rischio è abbastanza elevato. Quindi questo è un primo piano stralcio che riguarda le città metropolitane. Entro il 4 di dicembre, quando avremo definito tutti gli elenchi che tutti i presidenti delle regioni, i commissari di governo ci consegneranno, noi faremo partire il piano complessivo per i prossimi, che ci vedrà impegnati nei prossimi 6-7 anni.